Cantare Lucio non è semplice, non è semplice perché un orecchio inesperto non coglie la difficoltà delle sue canzoni e non coglie la sua grande capacità vocale. Lucio era un grande cantante, uno dei più grandi cantanti secondo me che del nostro paese e aveva un'estensione vocale non comune, saltava da un'ottava all'altra con una disinvoltura che non lasciava intravedere la difficoltà. Quando poi ti cimenti, canti e ti imbatti nelle sue canzoni, che sono naturalmente sue, per cui scritte in base alla sua vocalità, ti accorgi quanto difficili siano. E devo dire che alcune canzoni che avrei tanto voluto cantare non le ho potute cantare perché io dove arrivava Lucio non ci arrivo. Per cui è stata... Però avete fatto delle scelte molto particolari anche, prendendo delle chicche di repertorio per sulla casa di Valmare piuttosto che... Beh, ho cercato nella possibilità che ti dà un disco, perché insomma 10-11 canzoni in un repertorio così vasto, immenso come quello di Lucio sono veramente poche. Ho cercato in quel poco spazio di far conoscere più sfaccettature della sua enorme discografia. E ho cercato di prendere da quelle più famose come Caruso fino ad arrivare a appunto La casa in riva al mare, fino ad arrivare a riscoprire e far conoscere canzoni al grande pubblico, a quello che conosce bene Lucio, naturalmente Notte, ma quelli che non hanno così una cultura così approfondita come Tango piuttosto che Sulla rotta di Cristoforo Colombo, sono canzoni un po' meno conosciute rispetto a, appunto, All'anno che verrà o piuttosto che Caruso. Ho cercato in quel poco spazio di dare più sfaccettature dell'enorme eredità che ci ha lasciato. Come siete conosciuti? C'è un momento di aneddoto particolare, che era un personaggio anche particolare lui? Sì, lui era un folletto, libero. Lui era un marziano, cioè non rispettava nessun canone, in generale nella vita proprio. Era uno spirito libero, lo si vede anche dalla composizione delle sue canzoni, che non rispettano un canone al quale siamo abituati, no? Strofa, inciso, bridge, strofa, inciso. Lui partiva con una strofa, poi lenta, poi andava veloce, poi cambiava ritmo, poi ritornava indietro. Era uno spirito assolutamente libero. Lucio ci ha lasciato un grande vuoto. C'è un altro artista italiano magari, o anche straniero, potrei pensare di dedicare un intero disco? O questo rimarrà un... Guarda, essendo un interprete mi verrebbe voglia di cantare tutti quelli che ho amato, devo essere sincera. Tante volte ho pensato di dedicare un disco intero a Ivan, per esempio, con tanta storia che abbiamo condiviso. Chissà, un giorno lo farò. La tentazione è forte cantare Battisti, è forte la tentazione di cantare Battisti, è forte la tentazione di cantare Ivano o di cantare De Gregori, insomma ce ne sono diversi. Devo dire che quando decido di cantare una canzone e inserirla in una tournée lo faccio sempre, l'ho sempre fatto e continuo a farlo. Certo, dedicare un disco intero è un'altra cosa. Mi piacerebbe, secondo me forse lo farò. È il vantaggio di essere un interprete. Hai duettato con Noemi con il brano L'amore sì. Sabbia, che ha scalato le classifiche, sì. Alessandro Amoroso. Cosa pensi di queste ragazze che escono dall'Italia? Guarda, io mi fanno, presto molta attenzione e in certi momenti mi fanno anche molta tenerezza, perché hanno fatto un percorso inverso rispetto al percorso che abbiamo fatto noi. Noi ci siamo guadagnati a mano, anno dopo anno, la credibilità e la forcella del pubblico si allargava sempre di più.
ed è un percorso lento. Noi abbiamo fatto quella che una volta si chiamava la gavetta. Loro sono catapultati davanti a 10.000 persone nel giro di pochi mesi, per cui è difficile gestire tutto questo, per cui a volte si vede che sono inesperte, no? Sul palco, vedi che non hanno l'esperienza, l'esperienza necessaria per gestire un grande palco e un grande pubblico davanti, per cui cerco sempre quando posso di mettere a disposizione a disposizione la mia esperienza, per cui mi piace confrontarmi con loro, mi piace anche il fatto di poterle essere di aiuto quando me lo chiedono, di far dono loro di tutti gli anni che ho passato sopra le tavole del palcoscenico, ecco, per cui mi trattano tutti come una zia più grande in realtà, per cui quando mi chiedono di collaborare lo faccio sempre molto volentieri. Ecco, pochi giorni fa ero all'Arena di Verona a cantare con Alessandra, ed è stato bello, mi diverto molto. Per me è una gioia poterle star vicino, perché risvegliano in me un senso di protezione, no? Appunto. E lo faccio volentieri, non ho nessun tipo di competizione, sarebbe sciocco. Loro sono giovani, io ho fatto la mia carriera, sarebbe stupido mettersi in competizione. Anzi, sono sempre a disposizione qualora vogliano chiedermi, vogliano collaborare con me. Alcune, Noemi è venuta a casa mia tante volte, ci siamo messi a parlare, mi chiedeva consigli e io gliene davo laddove potevo esserle utile, per cui sono anche ragazze talentuose. Certo, avrebbero bisogno di un po' più di tempo, ma il tempo non ce l'hanno, cioè devono dimostrare subito e velocemente di cosa sono capaci, perché il mercato è feroce, per questo a volte mi fanno tenerezza, perché si rischia di essere, si rischia un successo effimero che dura poco, per cui vedo che c'è un po' d'ansia, no? nei loro sguardi, perché in realtà il rischio c'è, ogni anno ci sono talent, ogni anno sfornano nuovi talenti ed è sempre più difficile mantenere la posizione. E allora, insomma, io le prendo tutti sotto, quando lo vogliono e quando me lo chiedono, sotto la mia protezione. Io scrivo invece per il test, che è il femminile del quotidiano La Provincia. Io le chiedo un'altra cosa: lei si definisce la zia delle nuove generazioni, non tante. È una persona bellissima, qual è il segreto del suo successo? 60 anni, è meravigliosa. Grazie, io non so, sono serena, mi tengo in forma, vado in palestra, cioè faccio da sempre, per cui mi alleno da ormai da più di 20 anni, per cui in più devo dire che sono stata fortunata dall'eredità che i miei genitori ci hanno lasciato, e dico ci hanno lasciato perché siamo 3 figli, io ho un fratello più grande di 10 anni che dimostra meno di me, per cui mia sorella ha 4 anni più di me e dimostra 10 anni di meno, per cui ho una mamma di 93 anni che sembra ne abbia 80. Per cui in realtà, e papà era la stessa cosa, abbiamo proprio una struttura proprio di pelle, siamo fortunati, questa è una, non è un merito, è solo una fortuna. Ha iniziato come stagger, per cui questo, come è nata innanzitutto questa sua passione per il cinema in questo ruolo? Ma guarda, è nato tutto per gioco e per caso. Infatti è stata una parentesi naturalmente che si è aperta e chiusa. Io ero molto giovane, noi abbiamo sempre amato i cavalli, papà era un istruttore, tutta la mia famiglia, meno che mia madre, siamo andati tutti a cavallo. Oggi purtroppo abbiamo un po' abbandonato, però lo sappiamo fare tutti. E una volta cercavano una persona che potesse sostituire, una volta le controfigure a cavallo le facevano gli uomini, si travestivano da donna e facevano, non c'erano donne che facevano quel lavoro. Una volta mi chiesero se volevo sostituire un'attrice, ho detto ma perché no?
sono andata e poi da lì mi hanno continuato a chiamare e per un certo periodo ho fatto questo strano, buffo mestiere. Mi sono divertita da morire perché entra a contatto con un mondo per me era e in fondo rimane ancora sconosciuto, lontano dai miei percorsi, per cui essere a contatto con Monica Vitti, essere a contatto con Vittorio De Sica, con Alberto Sogni. Ma sono veri gli scaffoni di amore mio? No, che quelle sono invenzioni dei giornali. Se no, se dovessi prendere gli scaffoni sul serio, so. che finzione è? No, non è vero. E poi il passaggio alla musica? Ma ho sempre cantato, quello non l'ho mai abbandonato neanche in quel periodo in cui facevo questa. Però anche recitato, eh? Anche recitato. Una volta mi hanno chiesto di recitare in un film western, non credo di essere una brava attrice, per cui non lo so, insomma ero così giovane, state facendo domande che risalgono credo a... progetti che ancora 40 anni fa. Dopo una carriera costellata comunque da successi incredibili. Cos'è la cosa che ancora ti piacerebbe realizzare che non hai fatto? Ma guarda, devo dire la verità, tutto quello che vorrei realizzare cerco di metterlo in cantiere. Ecco, tra un po' partirò per il Brasile, e il 6 e il 7 canterò, il 6 a San Paolo, il 7 a Salvador. Questo mi mette un po' di emozione perché il Brasile è un po' la mia seconda patria. Nel senso che sono molto legata a quel paese, ci vado quando posso, una casa a Salvador, per cui insomma sarò abbastanza molto emozionata a cantare, perché finora non frequento da tanti anni ma non ci ho mai cantato, per cui affrontare il pubblico brasiliano con un progetto appunto come Concerto Sud, perché riportiamo quel concerto lì, sarà un'esperienza, ecco, questo è un nuovo progetto, chissà dove porterà, non lo so. Okay.